E finalmente GoPro ce l'ha fatta, ha mantenuto la sua promessa. E quindi adesso la GoPro Hero 11 ha questa fantastica funzionalità che comunque avrebbe dovuto avere fin dall'inizio. Infatti una mancanza che abbiamo visto in tutti gli ultimi modelli di GoPro, tranne nella Hero 12. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Di che cosa sto parlando? Allora, ad esempio, con le GoPro Hero 9, Hero 10, Hero 11 e Hero 11 Black Mini avevamo l'opportunità di utilizzare il live streaming, più che altro la connessione della GoPro allo smartphone per vedere appunto l'anteprima dal nostro smartphone. Ma non appena iniziavamo a registrare un video, l'anteprima si interrompeva e questa era una grossa problematica per molti di voi. Io personalmente non ho mai utilizzato più di tanto questa funzione, però magari gli sportivi o comunque chi ha la necessità di vedere effettivamente quello che sta registrando la GoPro proprio durante la registrazione sicuramente faceva storcere un po' il naso, anche perché i modelli più vecchi di GoPro paradossalmente supportavano questa funzionalità. Ma con il lancio della Hero 12 è stata riportata questa funzionalità. Infatti noi con la GoPro Hero 12 possiamo iniziare a registrare un video e avremo sempre l'anteprima dal nostro smartphone, quindi funziona anche in fase di registrazione. Ma un po' sotto banco, GoPro aveva annunciato che questa funzionalità sarebbe arrivata anche per la GoPro Hero 11. Proprio a settembre scorso l'aveva annunciata, ma poi non c'è stato più nulla, nessuna comunicazione né niente di niente. Io quindi ho iniziato a guardare ogni aggiornamento della Hero 11, ero sempre sulla pagina degli aggiornamenti di GoPro senza mai notare effettivamente nulla di interessante. E poi c'è stato l'ultimo aggiornamento di marzo che ha portato il firmware della Hero 11 alla versione 2.30 e nell'elenco delle novità c'erano scritte poche cose come aggiunte di fotogrammi alla versione in 8 settimi se non sbaglio. Comunque ho detto vabbè, aggiorniamo il firmware, ma ero molto scettico e quindi ho lasciato la GoPro insieme a Quick a fare l'aggiornamento, mi sono messo a fare altre cose e me ne sono dimenticato. Il giorno dopo ho detto ah, ma io avevo fatto l'aggiornamento, vediamo se c'è questa nuova funzionalità, e non c'era. Ma perché non c'era? Perché effettivamente non avevo verificato che l'aggiornamento fosse andato a buon fine. Infatti durante la scorsa live, grazie a voi, ho scoperto che effettivamente era disponibile questa funzionalità. Quindi adesso correte ad aggiornare la vostra GoPro Hero 11 perché potrete sfruttare l'anteprima anche in fase di registrazione. Ora, di recente a maggio c'è stato un aggiornamento anche per la GoPro Hero 11 Black Mini, praticamente con lo stesso changelog della Hero 11, e quindi teoricamente anche sulla Hero 11 Black Mini è stata aggiunta questa funzionalità, non lo so, correte ad aggiornare le vostre GoPro per verificare se effettivamente adesso funziona. Ora, brevissimo, la testeremo. E comunque, ragazzi, mi sembra molto molto strano che GoPro effettivamente non abbia scritto nel changelog questa novità, perché tra l'altro è una grandissima novità che va a restringere ulteriormente il distacco fra Hero 11 e Hero 12. Infatti ad oggi, beh, perché scegliere la Hero 12? Ok, se costa quanto la Hero 11 ha assolutamente senso, ma a parità, no, a parità di prezzo, ma se già ci sono oltre 50 euro di differenza non è per niente giustificato. Direi di passare dal mare alla montagna, più che alla montagna magari al bosco, al boschetto, vabbè, attraversiamo la strada. Ok, direi che qui possiamo fare la prova dell'anteprima durante la registrazione. Vediamo quindi se questa cosa funziona. Infatti ho messo la GoPro Hero 11 qui, sono appunto in streaming, più che altro più che in streaming sto vedendo l'anteprima sul mio smartphone, clicco il tasto di registrazione ed effettivamente l'anteprima funziona. Vediamo, io ora mi sposto e effettivamente continua a darci l'anteprima. Ora c'è da dire una cosa, che c'è un po' di ritardo, infatti ci sono circa 2 secondi approssimativamente di ritardo, ma comunque sempre meglio di niente, quindi una grandissima novità. Infatti come vediamo l'anteprima ritarda un pochino, però funziona.
Quindi questa veramente è una grandissima novità. A questo punto vi starete chiedendo allora, ma ha senso la GoPro Hero 12 rispetto alla Hero 11? Allora, sicuramente con questa nuova funzionalità le differenze sono minime. Tra l'altro vi ricordo che la Hero 12 non è altro che un aggiornamento firmware della Hero 11. Però in ogni caso sulla Hero 12 troviamo delle funzioni extra, come ad esempio la possibilità di collegare dei microfoni Bluetooth, abbiamo il profilo log che adesso è stato finalmente ottimizzato e possiamo montare la Max Lens Mod 2.0, che anche se è fisicamente compatibile con la 11, sempre per limitazioni software volute da GoPro, purtroppo non è compatibile. Quindi comunque tutte le caratteristiche extra della Hero 12 potrebbero essere portate benissimo sulla 11 con un aggiornamento, però ormai questa è stata la scelta di GoPro e io spero vivamente che a settembre GoPro rilasci un nuovo modello e con tante nuove caratteristiche a livello hardware, perché sicuramente la strada intrapresa con la Hero 12 non è quella giusta. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io sono veramente contento che finalmente possiamo vedere l'anteprima live anche in fase di registrazione con la GoPro Hero 11 e spero magari in altre migliorie sulla Hero 11 Black Mini. Infatti appunto verificate, perché possibilmente anche sulla 11 Black Mini è disponibile questa funzionalità, che per un modello senza display secondo me diventa fondamentale. E che dire, se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like.